Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi riprendiamo una delle mie serie preferite nel canale YouTube, sul canale YouTube, ragazzi, cioè le top crypto. Però lo facciamo in maniera diversa perché durante un bear market, ovviamente, ragazzi, ragionare e dire le top crypto sono X non ha molto senso, in quanto il bear market è un mercato ribassista e siccome nei mercati ribassisti tutte le criptovalute, così come gli altri asset finanziari, a prescindere, seguono il benchmark, in questo caso Bitcoin, o meglio ETH, forse Ethereum, nel caso delle criptovalute, allora ovviamente, ragazzi, bisogna avere una sorta di accortezza, cioè ragionare in termini di trend following, come sempre vi dico, e di trading. Oggi vi do degli spunti di riflessione, andiamo a ragionare su 5 top crypto, non sono top, 5 crypto che sto prendendo in considerazione in questa fase del Web3, perché ce ne sono alcune che, perché no, stanno disegnando delle figure di inversione di medio periodo, delle barre di congestione che potrebbero innescare delle figure di inversione anche degli eventuali rimbalzi. E perché no, nel momento in cui Bitcoin dovesse confermare l'inizio di un nuovo ciclo annuale nell'arco delle prossime settimane, prossimi giorni, non sappiamo tra le altre cose se è stato già chiuso il ciclo annuale. Tra le altre cose, ragazzi, vi do una spoilerone: lunedì parliamo di un'operazione che ho aperto sul Bitcoin e su ETH, ve la faccio vedere, insomma, eccetera, perché è stata molto, molto dubbiosa anche per tutti gli iscritti in Academy, quindi ne parliamo insieme lunedì. Iscrivetevi, ragazzi, al canale se ancora non l'avete fatto, ovviamente, così non vi perdete anche lo spoilerone. Ma oggi 5 cripto del Web3 che vanno prese sotto i riflettori, analizzati i grafici e, perché no, impostati dei livelli che potrebbero darci dei buoni profit, ragazzi, anche per un trend che non deve durare forzatamente X anni, ma può durare anche top. Prima di andare avanti, però, alcune premesse. Punto primo, ragazzi, io non sono holder di criptovalute con la testa sotto la sabbia, quindi al di là di Bitcoin, che è un concetto completamente diverso e, tra virgolette, ETH, ragazzi, da certi punti di vista passato il merge, dopo che vedremo questo merge ci ragioneremo su. Al di là di questo, ragazzi, per me le criptovalute detenute in hold a vita non hanno senso. Quindi sono degli investimenti e vanno ragionati con l'ottica di investitori professionisti, quindi da un punto di vista professionale. Perciò quello di cui parliamo oggi, ricordatevi, non sono criptovalute da tenere in portafoglio. Nessuno mi sta dicendo che vanno holdate, assolutamente non dovete fare una cosa del genere, ma vanno prese sotto considerazione da un punto di vista grafico e di inversione di trend per un'operazione di trading. Quindi andremo a parlare di queste criptovalute in ottica da trader, ragazzi, che trader può anche voler dire un'operazione aperta per 2 anni, ma sempre se inverte il trend si porta tutto a casa e gambe levate, si salvi chi può. Io ragiono così, quindi non mi venite a dire che poi le cripto in questione hanno perso l'85%, perché vi mostrerò anche i livelli chiaramente sotto il quale via tutti quanti a prescindere. Quindi questo è il mio modo di operare, non dovete copiarmi, ve lo dico in maniera praticamente palese da 20 milioni di video. E quindi, ragazzi, imparate il ragionamento, fate le vostre strategie, andiamo a vedere queste 5 criptovalute che secondo me sono stra interessanti nel lato Web3. Iniziamo con la prima, che è Theta, ragazzi, la riprendiamo dopo un po' di tempo, perché già vi anticipo che una di queste cripto è talmente piccola che potrebbe essere manipolata come una foglia al vento, quindi mi raccomando anche queste considerazioni. Allora, Theta è la più grande che ho preso in considerazione, ragazzi, in questo momento, perché intanto viene fuori da un trend estremamente ribassista che perdura in pratica da più di un anno circa. Il massimo di Theta è stato fatto contro dollaro, ragazzi, non contro Bitcoin, il 12 aprile 2021. Da lì in poi, in pratica, questa criptovaluta, che era stata leader anche nel 2021 contro Bitcoin, ha iniziato a perdere senza se e senza ma. Ma qualcuno di voi potrebbe già iniziare a sorridere. Perché, ragazzi? Perché, come vedete, più di un anno che sta scendendo, cioè questo trend ampiamente ribassista, potremmo essere
nell'ottica di una inversione di trend un po' vicini. È prematuro per il discorso del ciclo annuale, che come vedete dovrebbe essere iniziato anche su Theta sul minimo del luglio 2021, quindi in teoria ci vorrebbe un altro po' di tempo, però al di là di questo, ragazzi, questa è la struttura di questa criptovaluta, sta indicando una fase di congestione da un po' di tempo che può essere presa in considerazione per un'operazione da trading, e cioè questa super fase di barra di congestione che vediamo qui, che ha due livelli interessantissimi, anche non troppo lontani, vedete che sono uno $1.60, $1.56 e l'altro $1. Come vedete, come sempre, le oscillazioni abnormi delle criptovalute lasciano molto spazio anche agli stop loss, quindi dovete saper maneggiare con cura questo tipo di operatività. Se non avete formazione sul trading, non vi azzardate ad operare in reale con denaro reale facendo improvvisazioni, a meno che non volete fare un giochino, cioè prendete $200, li buttate totalmente come formazione. Allora fate le operazioni per imparare, perdendo praticamente tutto, e in quel caso però imparate di più, perché si sa che le cose che facciamo con i soldi veri restano più impressi. Altrimenti usate il paper trading, che è la soluzione più corretta, ragazzi, ma io sono spregiudicato. Ogni tanto, non vi nascondo, quando ero piccolo qualche centinaio di euro l'ho buttato sapendo proprio di buttarlo, perché mi restava più impresso, un po' come quando compriamo il mese in palestra, lo paghiamo per forzarci ad andare in palestra. Con quel caso abbiamo più focus sulla cosa. Però questo è, vabbè, roba psicologica. Dove sta il livello di ingresso? Per eccellenza sta sopra $1.60, questa zona qui. Si potrebbe anche tentare una specie di buy the dip in questa fascia di prezzo, cioè la zona qui vicino a $1.10, $1.25. Perché? Perché un'eventuale fase di ribasso proprio di Theta in questa zona potrebbe essere respinta dalla fascia di supporto che è qui, e poi perché no, magari ritornare anche sulla fascia alta. Attenzione, perché un'operatività del genere come trader è interessante, perché se poi Theta non dovesse breccare questo livello, noi possiamo comunque uscire in stop una volta che inverte un trend del genere, per esempio è qui, andare in stop. Ma l'operazione porterebbe a sempre un profitto notevole, perché questa barra di congestione è comunque molto ampia, ragazzi. Quindi se io anche entrassi intorno a 1.18, ho fatto una media, andando a uscire a questa fascia qui di prezzo 1.5, cioè sulla parte alta, avrei portato a casa un 26% senza leva di rendimento nell'arco di un'operazione a breve periodo, che visti gli attuali momenti, diciamo, non sono male. Poi, qualora dovesse invece invertire la zona di 1.6, ragazzi, qui inverte proprio il trend, quindi questa è una coin che entra in considerazione. Due livelli di dip sotto $1, ovviamente, stop loss come se non ci fosse un domani. Bilanciate quindi anche la vostra posizione qualora dovesse fare questo tentativo di trading, ricordandovi che se entrate anche in dip a 1.2 avete almeno il 20-30% di stop loss da considerare. Questo è importante, quindi non andate a metterci magari capitali imponenti, visto che lo stop loss deve essere indicativo anche di quanto potete perdere in un'operatività. Passiamo alla successiva criptovaluta che è stata strafamosa in questa fase, cioè Ethereum Name Service, ragazzi, che è questa qui. Ethereum ENS è una criptovaluta particolare legata ai domini, ha avuto anche un'impennata delle registrazioni di domini th.eth negli ultimi mesi, segno che comunque, ragazzi, Web3, a prescindere, qualche interesse ce l'ha, parliamoci chiaro. Questi tipi di aziende, di protocolli, di tecnologie che stanno sviluppando, se dovessero attecchire nel nostro sistema, lo vedremo nei prossimi anni. Non sono certo delle cose che da qui al prossimo anno avranno un boom in termini, parlo di adoption, va bene, non in termini di oscillazione della trend, quello potrebbe accadere perché sono iperspeculativi, mentre l'adoption nell'economia reale avverrà magari molto lentamente, alcuni progetti verranno abbandonati, altri invece adottati. Perciò ricordatevi che tutte le tecnologie, i protocolli, le cripto che ragionano sul Web3
vanno sostenute, vanno ragionate in termini di lunghezza temporale. Perché mi piace ENS in questa fase? Anche lei sta facendo un pattern di inversione e di chiusura del trend ribassista interessante, cioè la cosiddetta tazza da tè. Questa roba qui, ragazzi, che io adoro, perché è da tipico investitore ciclico, da analista ciclico, quando vedo che un ciclo si inverte in pratica così, mi piace anche ragionare su questo tipo di cripto. Allora, qui abbiamo un massimo molto alto che funge da spartiacque. In pratica, se ENS non supera i $28, non può invertire il trend di medio periodo. Questo è significativo, ragazzi, perché qualsiasi forma di rialzo al di sotto di questo livello in pratica è da identificare come un rimbalzo. Però guardate quanto spazio c'è. Questo è il discorso, quindi qualora dovesse iniziare un trend che magari può salire fin qui, noi abbiamo a disposizione 280% di oscillazione, una 180% scusate, di oscillazione, una cosa abnorme, e insomma si ci può lavorare con questo tipo di volatilità da trader sempre, quindi seguendo il trend, posizionandovi magari, e se siete in profitto seguendo con un trailing stop, è una cosa molto interessante secondo me da prendere in considerazione, anche perché è già vicina a una struttura di buy the dip, che è proprio questa zona qui, perché questa zona qui secondo me è un buy the dip di questa di questo protocollo, ed è esattamente coincidente con questa fascia a $9-10, quindi $9-10 come struttura di buy in dip, e sotto ai $7 è lo stop loss in questo momento, ovvio. Ragazzi, questa è un'operazione difficile da un punto di vista di stop loss, ora vi dico anche perché, mentre al di sopra, per esempio, di $11 come primo livello e poi, ancora meglio, $14, si innesca una bull run mini, perché da qui si passa in questa fase qui, ma se viene breccato questo livello, probabilmente si innesca una bull run, e io penso che a quel punto 100%, si fa su un'operazione di trading di questo tipo. Ovviamente, ragazzi, è trading, lo ripeto e ribadisco, non vi azzardate a ragionare da holder e senza formazione su questo tipo di operatività. Trading, assolutamente trading, però molto bella questa logica qui. Perché è difficile questa operazione? Perché il mercato, quando fa le figure da coppa da tè o da tazza di caffè, come vi piace di più considerarla, spesso fa i giochettini, cioè lo stop hunting. Va giù, chiude qui e poi riparte, perché magari gli manca l'ultimo pezzettino da andare a fare. Quindi, in sostanza, ragazzi, se vi fa lo stop hunting, cioè se arrivano i cacciatori di stop e vi prende lo stop, amen, sappiate che questo tipo di operatività funziona così. Solitamente poi bisognerebbe rientrare rigiocando la stessa strategia con il pugno duro, perché poi le probabilità che magari il mercato va verso la stessa direzione aumentano un po', magari recuperate, quello poi money management è troppo complicato da spiegare. Terza criptovaluta che andiamo a vedere oggi è la criptovaluta veramente quella terrificante da un punto di vista market cap, ragazzi, perché è proprio la cripto più piccola che abbiamo preso in considerazione. Adesso vediamo, non la trovo più, dove sei finita? Ok, l'abbiamo trovata, ragazzi. Allora, è Tellor ed ha una capitalizzazione di circa $30 milioni, ve lo ripeto, $30 milioni, basta fare, e questa cripto si muove di 10 punti percentuali, quindi, ragazzi, ovviamente, quando andate a ragionare su questo tipo di cripto, ricordatevi che cosa è una roba del genere. E si muove del 10%. Se vogliono, la mandano dove vogliono. Quindi è iper manipolabile, e questo è sintomo, insomma, di un'operatività che deve avere un capitale investito su roba del genere praticamente decimo, 10 volte meno rispetto a una Theta o un NS, ragazzi, va bene? Quindi questo è da considerare, perché la volatilità è abnorme su questo tipo di cripto. Allora, anche qui lo stesso identico discorso di ENS, sta facendo una figurazione. Intanto ha fatto un minimo inferiore addirittura a quelli del 2020, quindi proprio un iper trend ribassista.
Però è interessante una struttura che adesso vi faccio vedere, cioè il fatto che sia fino a questo minimo siano passati oltre 580 giorni. Questo è ottobre 2020, se andiamo a ragionare in termini ciclici, che ovviamente su cripto del genere è un super azzardo, dovremmo indicare, vedete, non c'è possibilità di fare il ciclo annuale a luglio 2021 perché sarebbe solo una struttura. Sembrerebbe che questo è un ciclo annuale allungato, insomma, iperanomalo vista la struttura. Insomma, potrebbe essere alle porte magari un leggero rimbalzino, che perché no è interessante anche da un punto di vista di formazione, di analisi di supporti e di resistenze. A differenza delle altre, vedete qui c'è sempre la coppa e la tazza, a differenza di altre però questa cripto non è sul livello di buy in questo momento, perché... intanto una dip è in questa zona qui, $12, e poi ha uno stop loss intorno ai $6, quindi ragazzi il 50% di stop loss. Per questo vi sto dicendo, questi tipi di ragionamenti ragazzi sono ipervolatili, quindi quando ragionate su cripto di questo tipo dovete sapere che se andate a mettere $1000, $600 sono lo stop loss, ricordatevi una cosa del genere, poi magari 1000 sono il gain, e questo il gain possibile, è questo proprio il gioco che bisogna fare, cioè è come se si ragiona invece di variazione dell'1-2%, ragionate a variazione del 50-100%, riducete il capitale di 1-0, è la stessa cosa da un punto di vista tecnico. Adesso qualcuno di voi si sta fondendo il cervello perché ho detto questa roba. Va bene, allora, detto a parte questa roba, qui sopra le shadow, ma non mi piace molto considerare le shadow su questo tipo di cripto, e quindi ecco svelato l'arcano, vedete dov'è la struttura di chiusura, è sul livello di breakout dell'ultima close. Se dovete breccare questa zona in close, non mi piacciono le shadow su queste cripto, potrebbe indicare un buy. Preferirei avere un buy the dip, ma questa zona, perché no? Perché una volta avvenuta una cosa del genere, questa cripto potrebbe tranquillamente salire intorno ai 23 senza grandi problemi, perché in realtà, come vi dicevo, è iper manipolabile, quindi ci fa un 40-50% magari in qualche giorno. Un'alternativa, la mia, è quella meno preferita in questo caso, ragazzi, da parte mia, però perché no? È interessante, ovviamente ragazzi la mia preferita di questa fase ve la tengo alla fine. Allora adesso andiamo alla quarta e poi c'è l'ultima, che è StoreJ, che è accettabile ragazzi anche StoreJ come trend, vedete qui ve la mostro, anche questa fa parte della questione data management, quindi proprio Web3 puro da questo punto di vista. Andiamo a guardare questa struttura e ancora una volta vi mostro una cosa interessante dal punto di vista ciclico su questa cripto, perché da qui abbiamo giugno verso giugno, quindi un anno pulito, potremmo essere vicini a una chiusura del ciclo annuale. In particolar modo ora vi dico che questa criptovaluta ha un modus operativo più semplice delle altre, cioè è più facile entrare in una posizione o avere una conferma su questa cripto piuttosto che per altre, perché teoricamente se segue Bitcoin anche qui l'annuale chiude verso fine agosto e ci servirebbe un po' di tempo, ma ha una struttura operativa meno rischiosa perché ha fatto già un up rilevante, quindi ha già fatto il breakout, vedete, del livello precedente di barra di congestione, ha fatto un nuovo minimo, poi è partito a razzo, quindi qua è iniziato sicuramente un nuovo ciclo. Questa struttura ha fatto ora il pullback di questa fascia di prezzo. Ora possiamo decidere di operare in due modi che sono veramente semplicissimi: buy diretto qui, un buy diretto in questa zona con stop loss qui sotto, e quindi una operatività molto semplice e anche con non tantissima oscillazione, meno 20%, che per cripto di questo tipo praticamente avete visto che è metà, insomma, dello stop loss della cripto precedente. Poi ha un altro segnale interessantissimo: il breakout di 0.86, se avviene in close, innesca una fase che probabilmente va a toccare un dollaro. Sopra un dollaro è un'inversione di trend bella e buona, e quella probabilmente ci va a fare uno spacco rialzista. Quindi a livello operativo è più semplice una cripto di questo tipo, ragazzi, perché
Se dovesse breccare questo livello e scendere sotto questa zona di stop loss 0,6, per intenderci, potrebbe continuare la sua fase ribassista e praticamente niente da fare, quindi si sta fuori da questa cripto, o se siete entrati si esce e basta. Poi avrebbe altri livelli di supporto, però poi si rigioca una partita successiva. Mentre invece, se si fa un acquisto qui e abbiamo la fortuna, chiamiamola così, oppure il mercato ci va a favore e supera questo, noi siamo a cavallo perché siamo forti sul mercato di questa operazione. A quel punto potremmo tentare di cavalcare il trend ed eventualmente uscire a inversione. È un'operatività più semplice, quindi più tecnicamente semplice operare su una cripto di questo tipo rispetto alle altre, ma ha una trend ancora non proprio standard. Passiamo all'ultima criptovaluta, che è Arweave. Ragazzi, altra cripto molto interessante, che fa parte del settore del file storage. E quindi mi interessa, ragazzi, anche perché secondo me il file storage è uno dei presupposti di Web3 interessante. Per esempio, queste cripto potrebbero essere acquisite da un eventuale Amazon, che magari si acquisisce l'intero progetto una volta che magari vede del valore all'interno di un progetto. Allora, intanto, ancora una struttura da luglio 2021 che teoricamente non va in close ciclica. Come vedete, abbiamo 330 giorni, quindi in teoria servirebbe anche qui fine agosto, primi di settembre, in teoria, sempre perché sono troppo piccole queste criptovalute per ragionare in termini ciclici così. A livello dell'annuale andiamo a vedere che però in questa fase sta sviluppando un trend rigorosamente rialzista di piccolissime dimensioni, che però camminando ha fatto un 58% dai minimi. Interessante perché intanto è un trend pulito, è sopra le due medie mobili, quindi qui anche in questo caso abbiamo uno stop molto semplice, break le due medie, si riposiziona qui, stoppiamo l'operazione. Si può entrare già direttamente perché ha un livello di dip sopra la prima media, quindi è già vicino a questa fase, e un pullback del precedente livello di massimo, quindi $11 è un buon ingresso. Un eventuale breakout, che è molto vicino di $12.06, innesca poi una continuazione del trend in questa fascia complicatissima da superare. Però, ragazzi, poi in quel caso, dovesse avvenire una cosa del genere, se siamo entrati in questo punto, siamo a cavallo, perché andiamo su poi su un trend che possiamo gestire tranquillamente in trailing stop. Ancora una volta, non aspetterei il breakout di questo minimo perché è troppo lontano. Già le due medie, secondo me, in questa fase mi farebbero uscire da questa operazione. Bene, ragazzi, allora 5 cripto su cui fare trading in questa fase, 5 cripto interessanti con delle strutture di analisi tecnica e ciclica completamente diverse l'una dall'altra, ma in un po', ecco, diciamo, il gelato al gusto giusto per ognuno di noi, cioè ognuno di noi può scegliere anche quella sulla quale operare. Allora, riflettiamo su queste cose, opportunità che magari potrebbero andare delineandosi. Stavo ragionando su questi grafici, ho detto facciamo il video per tutti quanti, ovviamente lo ripeto, non sono consigli finanziari. Se non siete trader, questa roba lasciatela stare e studiate il trading. Se invece volete fare questa operazione, ricordatevi che trading non usate holding, non vi azzardate a fare holding, a meno che queste cripto poi non salgano del 300%, diventiamo holder, cioè seguiamo un trailing stop, e quando inverte poi amen. Va bene questa cosa? Ok, ragazzi, però imparate a ragionare, a dividere il ragionamento di fare e hold su criptovalute, soprattutto progetti cripto estremamente volatili, perché piccoli anche di capitalizzazione, da quello che invece può darvi un trading, che perché no, ragazzi, vi ripeto che da fine 2020 in pratica gli holder non portano a casa una bella cippa, sono passati 2 anni, capite bene l'importanza anche di saper conoscere un minimo di base di trading, anche per stare sul mercato, sorridere un po' di più e portare a casa anche i gain in annate complicate come questa qui. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate voi, e se vi piacciono queste cripto me lo scrivete nei commenti, e come sempre pollicioni in su per aiutarmi col canale. Ciao a tutti!